Ad un mese dall'inizio del servizio di trasporto pubblico locale notturno è tempo di fare i primi bilanci. In questo periodo abbiamo portato quasi 10.000 persone, con una media passeggeri che si avvicina alle 20 persone per corsa, per cui la sperimentazione è andata senz'altro a buon fine. In particolare abbiamo avuto delle punte di oltre 800 passeggeri per la notte bianca e delle punte di oltre 600 passeggeri per il Kačuko Pride. Questo vuol dire che il servizio la sera era sentito ed è comunque ben utilizzato e sfruttato sia dai livornesi sia dai pendolari che arrivano alla stazione. E dopo questa sperimentazione, conclusa positivamente, che andrà avanti per tutta l'estate, stiamo quindi pensando a prolungare il servizio anche per il periodo invernale, venendo incontro alle esigenze delle persone che appunto hanno dimostrato, utilizzando il servizio, che il servizio serve e quindi dovrà essere mantenuto.